importante usare molti strumenti per parlare di questi temi, che sono temi personali, individuali, di livelli come la famiglia, ma anche di livello più politico. Le dimensioni coinvolte sono tantissime. L'importante è parlarne, l'importante è non affidarsi esclusivamente alla logica penale del punire chi sbaglia, diciamo, che è un tema importante, ma non è l'unico tema. Costruire una cultura dell'accettazione, del dialogo, della pace. Io dico amore, se mi uccidi, dopo L'idea di organizzare anche attraverso forme di comunicazione un po' non usuali per l'università, non stiamo facendo un seminario, non stiamo evidentemente facendo un convegno sul tema, ma stiamo dando praticamente l'opportunità ai ragazzi di vedere un video che peraltro è stato premiato dalla Regione per i suoi contenuti sociali. L'abbiamo fatto con la consapevolezza che sempre di più l'università ha anche un ruolo di culturale di sensibilizzazione rispetto a ciò che accade all'esterno e soprattutto verso ciò che accade oggi nei confronti appunto delle donne. Vuole leggere tutti i messaggi. Questo incontro sicuramente mira a lanciare un messaggio importante agli studenti su un tema purtroppo, ahimè, ancora molto attuale, che è quello della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. La lotta alla violenza domestica e alla violenza nei confronti delle donne passa attraverso interventi di varia natura, anche attraverso un'emancipazione economica delle donne. Il lavoro, nel caso delle donne, non è mai soltanto un lavoro, ma è una precondizione per l'affermazione di un nuovo modello sociale e di un nuovo modello familiare. Da questo punto di vista il legislatore italiano, ma anche a livello europeo, ha fatto molti passi avanti. Io mi auguro che un giorno potremmo aprire interventi, occasioni di incontro, convegni con un'affermazione diversa, cioè non un percorso ancora in salita, ma piuttosto un obiettivo raggiunto. A tavola non possiamo usare il modello importante. Io penso che nasca da un momento, diciamo, particolare che stiamo attraversando, di maggiore violenza nei rapporti, di anche maggiore problemi, problematicità, morbosità in generale, e purtroppo nasce da una cultura che è ancora radicata in una disparità tra maschio e femmina. Il cammino è lungo, ci si potrebbe avvilire, però i tentativi possono essere lenti, ma comunque sono, secondo me, vale la pena farli. Penso che con i ragazzi il confronto vada fatto cercando di far capire loro come la violenza di genere sia una manifestazione in qualche modo eclatante che si manifesta in casi su cui le cronache pongono e riportano l'attenzione di tutti, ma che è il risultato di processi sociali più ampi che li riguardano nel loro percorso di individualizzazione, cioè nella costruzione delle loro individualità. Uccidere, io dico amore, se mi uccidi, dopo a chi mi uccidi?